la storia del festival risale al 1989, anzi forse qualche anno prima, 1986-87-88, dove qui c'era una rassegna di musica classica, musica in villa, che facevano tre comuni, il comune di Avese, Bollate e Bagnate. Poi da quella rassegna nell'88 abbiamo inserito un concerto di Paolo Conte e da lì è partita un'avventura che è durata 24 anni, 24esima edizione, speriamo di festeggiare l'anno prossimo un quarto di secolo. E cos'è cambiato? Ma anzitutto è rimasto questo spirito della valorizzazione dei beni culturali. Infatti quest'anno ci sarà una nuova location dove è il festival, perché come potete vedere anche qua ci sono dei lavori di recupero del bene, di restauro del bene, quindi il festival è stato sempre indissolubilmente legato al luogo di cui ne porta il nome. La buona musica insieme ai beni, alla valorizzazione dei beni culturali e anche, diciamo, un modo diverso di ascoltare la musica con un certo comfort, eccetera, è sempre stata una prerogativa di questo festival. La programmazione di quest'anno è un po' nella linea della programmazione della storia del festival, quindi abbiamo della musica d'autore, della musica internazionale, abbiamo Patti Smith, Paolo Conte, abbiamo avuto musica anche giovane come gli After Hours, stasera abbiamo La Notte d'Atalanta con Ludovico Einaudi, quindi un festival che si è sempre, diciamo, rivolto a un pubblico vasto dell'area metropolitana milanese. Punti di forza erano sicuramente il contesto ambientale in cui si trova, quindi non solo una villa molto bella, ma una villa molto bella in un contesto ambientale di particolare pregio come il Parco delle Grane. Voi pensate che intorno a qui ci sono 2 milioni di metri quadri di terreno agricolo, boschi, qui inizia il Parco delle Grane che si spinge quasi fino alla provincia di Como e diciamo nella sua parte meridionale più vicina a Milano, a 7-8 km da Milano, inizia dal Castellazzo, e questo fa della villa un bene un po' particolare. Perché di ville molto belle ve ne sono tante, ma sono in contesti urbani. Cercheremo più dei modi di aprire il più possibile, in collaborazione con la Fondazione Augusto Rancilio, che ha in gestione il bene, e devo dire che grazie a loro che in questi anni la manifestazione è potuta andare avanti e proseguire nella sua attività, grazie a loro c'è un programma di valorizzazione del bene, di apertura al pubblico e di restauro del bene in previsione di Expo 2015.